Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video, video acquisti di Shein. Questo video ho deciso di girarlo così, spero mi perdoniate. Questo poi oltretutto è molto vecchio, l'ho acquistato un anno fa. Adesso vi faccio vedere cosa contiene. Non mi ricordo neanche più che cosa ho preso, li tiro su a random. Allora, ho preso questo che dovrebbe essere un piumino che l'ho preso per il calorifero che ho in bagno. Sono quei caloriferi in orizzontale, non riesco mai a pulire tra le fessure, faccio molta fatica, per cui ho visto questo. Vedete com'è? È diverso dai soliti ciuffettini, cioè quelli che si vedono nei supermercati. È proprio stretto questo, per cui penso che il colore sia random. Ho visto, ah, si allunga anche. Fantastico. L'ho pagato 1,55 euro, non so neanche se c'è più, sinceramente. Comunque, ho preso questa che è a 2,84 euro. Questa ci dovrebbe essere ancora in giro. Questo l'ho provato, ho fatto in tempo a provarlo. Questo qui praticamente si mette per fare i boccoli i capelli. Si mette così. E questa è dalla parte davanti e qui si prendono le ciocche, si avvolgono e l'ultimo si ferma così. Allora, io l'ho provato, è bello. Perché vengono fuori i boccoli, i capelli devono essere asciutti e non bagnati, bisogna tenerlo come minimo un'ora. L'unico problema di questo è questo qua, cioè questo qui che sta praticamente davanti alla fronte, cioè questo fa veramente male, cioè quando lo tolgo praticamente rimane il segno. Questo è l'unico problema, ecco, però per il resto funziona, i boccoli che vengono fuori non sono tanto grandi perché vedete è molto piccolo, ecco. Siccome adesso so che va di moda quelli grandi di boccoli, però per funzionare funziona, l'unico problema è il gancio. Allora, ho preso questa, sinceramente non so manco cos'è, pagato 3,03 euro. E perché l'ho preso? Vediamo. Ah, ma non c'entra questo, capito che cos'è? Questo è bellissimo, è per gli incensi, è bellissimo, qua si mette l'incenso a cono e scende giù dappertutto, è molto molto bello, mi piace tantissimo, manco me lo ricordavo che ce l'avessero, molto bello. Questo via. Poi per 2,84 euro ho voluto prendere questo me lo ricordo che cos'è. Allora, questo è praticamente quello che metti davanti il cellulare o il tablet. Aspettate che ce la faccio, eccolo qua, con questa. Eccolo, che praticamente servirebbe per. Allora, qua si mette il cellulare, così, e qua praticamente ingrandisce, vedete? Siccome io guardo tutti i video e TikTok con il cellulare, volevo vedere se funzionava. Ovviamente non l'ho ancora utilizzato. Ho preso queste, 2,27 euro. Queste sono delle tendine che volevo mettere dietro quando registro nella mia postazione delle unghie, no? Per farla, per rendere un po' carina, perché il muro che ho dietro non è tanto bello. Quando ho voglia dovrei rifarlo. C'è molta umidità qua sotto. Comunque sono delle tendine fatte così, che mi piacciono davvero tanto, sono molto carine. Vengono venduti in coppia, perché non penso che siano tanto larghi. Poi ho preso questo che praticamente è una custodia per già le giacche, per
penso che sia le giacche. La grandezza è questa, sì, un po' più lungo della giacca. Mi piacciono molto perché mi mancavano, c'è anche la cerniera, le conoscete, no? Queste qua, quelle per i vestiti, i cappotti e quant'altro, insomma. A me piace. Ok, fatto pausa. Allora, l'armadio ad angolo che ho, lì ho messo i cappotti e le giacche, quelle che si utilizzano di meno, per cui avevo proprio bisogno di questi per poterli tenere lontano dalla polvere e quant'altro, insomma. Ne ho presa un'altra perché sicuramente è più lunga, una è più lunga e l'altra più corta. Vediamo questa. Allora, questa è più lunga, questa è più lunga ed è per i cappotti. Il prezzo è veramente molto molto piccolo perché costa 1,32 euro. So che ci sono anche grigi o neri, a me piacciono bianchi perché ce li ho tutti così. Poi ho preso la palettina per il gelato perché non ce l'avevo, 1,14 euro, l'ho pagata, molto semplice, molto in acciaio. Poi finalmente ho preso questi, costano veramente poco, cioè costavano poco anche su AliExpress. Il problema di AliExpress è che mi faceva pagare 4 volte tanto la spedizione e non è che mi andava. Questo l'ho pagato, i 77 praticamente vanno dall'1 al 300 e io li devo mettere, adesso ve lo faccio vedere subito, qua sopra, qua qua sopra, così mi aiuta con il colore perché almeno li so, li trovo subito, molto comodi. Poi ho preso questo per quando ci sono le zanzare, per cui tra poco, è per mettere la spirale. L'ho pagata 1,89 euro, cioè così, e anche da poter mettere in piedi. La trovo molto comoda perché allora ha questo che si tira su per poterla agganciare. Chissà qua cosa è successo, vabbè. E eventualmente, come capita spesso e volentieri, perché sono tutte storte, mai aperto, la spirale, il centro qua si rompe, per cui non si sa più come utilizzarla. Questa invece è comoda perché si può appoggiare sopra quello che avanza e poterla finire, utilizzare. E mi è piaciuto molto. Ho preso questo marsupio, è già il secondo che acquisto perché li consumo. Sono molto comodi in estate perché quando io non ho in inverno, questo l'ho pagato 2,27 euro, non ho la giacca da poter tenere il cellulare, io utilizzo tantissimo questo. È molto fine, molto piccolo, qua dentro ci metto il cellulare, così lo posso tenere davanti e non dietro, magari perché io porto lo zaino. E il mio cellulare, che è un Samsung, ci sta. Poi eventualmente qua comunque ci possono stare, c'è un taschino e anche di qua fazzoletti, le chiavi, non lo so, comunque qua, ah, ecco, questo si fa così, si può mettere i fazzoletti. L'altro che avevo utilizzato si è consumato tutto, per cui ne ho preso assolutamente un altro. Sapete quando magari anche a fare le passeggiate per non portarsi dietro tipo la borsa, chissà che cosa, questi li trovo veramente molto comodi, molto utili. Qua addirittura, non vi ho fatto vedere, c'è il buchino da poter ascoltare la musica e mettere le cuffiette. Faccio molta fatica comunque. Allora, ho preso questo, non mi ricordo manco cos'è, è un pennello, questo si vede, andiamo a vedere, vado a vedere che cos'è. Che pennello ho preso? Ah, perché ho preso questo? A spiego? È bellissimo però. Vabbè, lo provo e poi vediamo. Non mi ricordo perché cosa l'ho preso. Bellissimo. Ne ho preso un altro di questi marsupi, questo l'ho pagato 1,14 euro, ovviamente il colore non poteva essere altro che fucsia,
Questo ha due taschine, leggermente un po' più grande, si può allungare e ha, allora andiamo ad aprirlo. Ok, ha la taschina davanti e ha questa qua di dietro per il cellulare e anche qui ha il foro per poter, come si dice, far passare il cavetto per la, come si chiama, per la musica. Molto easy ma molto utile. Ho preso un altro di quelli per le giacche a 1,32 euro. Poi, allora, questo è, ce l'ho pagato 57 centesimi. Allora, praticamente un portascope. Questo si attacca al muro, è adesivo e chi l'ha comprato, l'adesivo è molto molto forte e si aggancia così, così poi non si può non, come si dice, bucare il muro perché magari le piastrelle, nelle piastrelle secondo me attacca molto di più che nel muro. Comunque lo provo. È molto buono. Altro pennello, non penso di averne preso un altro uguale. Vediamo cosa ho preso stavolta. Questo è bellissimo. Questo è veramente bello. Questa è proprio la grandezza. Con questo io volevo, allora, questo si utilizza per fare i petali, questo sono sicura. Io ovviamente non l'ho preso per quello, ma volevo vedere per stendere il gel, soprattutto per le unghiette piccole. Questo è veramente stupendo. Vediamo cosa l'ho pagato, che non me lo ricordo. Perché su AliExpress questi costano tanto adesso, 1,71 euro, ovviamente con gli sconti. Ah, questo l'avevo già preso su AliExpress, però visto che c'è qui l'ho preso anche qui. Questo è adesivo per le suole delle scarpe. Io questo l'ho preso principalmente per le scarpe da ballo. Magari ci sono delle scarpe che lo voglio utilizzare anche per da mettere fuori. Questo non si fa altro che prendere la misura della piantana ed è adesiva. Io l'ho già provato, funziona benissimo, c'è bianca e c'è nera. E su AliExpress, scusatemi, su Shein c'è anche a pezzi, non arrotolata. Ed è veramente ottima anche per le altre scarpe, secondo me questa. Cioè funziona veramente tanto e ve lo consiglio per 2,64 euro per salvare le scarpe. Magari c'è una suola un po' consumata, un po' rovinata, non lo so, per qualunque cosa. Comunque questa è antiscivolo, questo è antiscivolo. Poi, finalmente, mi viene da piangere. Io ho preso queste per i peli e adesso il cane non ce l'ho più. Scusate un attimo. Si mette nella lavatrice per raccogliere i peli. Meglio andare avanti. Questo è un portapillole, è bellissima. Allora, è a forma di frutto. Vediamo come funziona. Allora, com'è che funziona? Allora, così si gira il giorno, vedete? Ok, e fin qua ci siamo. Poi, ecco, si apre così e si tira fuori la pillola. Fantastico, molto piccolo, molto easy, bello, mi piace. 1,52 euro. Molto bello. Poi ho preso cuffie. Ho più io cuffie che chi le vende.
come sono, molto carine. Classico spinotto, e hanno anche, penso, il volume qua, vedete? Ok, pagate 1,14 euro. Poi ho preso questo piattino per gli strass, o quando magari verso la polvere, è in metallo ed è stupendo, veramente molto bello. Ci ho fatto il filo da tanto tempo, l'ho pagato 1,89 euro. So che dovrebbe esserci anche rettangolare, se non sbaglio. A me piaceva il cuoricino. Questo dovrebbe essere un portacellulare, questo, vediamo un po'. L'ho pagato 57 centesimi. Allora sì, questo l'ho preso, eccolo qua, da portare in viaggio. Aspettate un attimo che devo capire come si mette sta. Ah, ok, così. Allora, qua ha tutte le tacche, no? Tac, 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 ecco. E qui davanti appoggio il cellulare. Questo l'ho preso da mettere in borsetta, perché è capitato che eravamo con Carlo, mio figlio, e lui doveva appoggiare il telefono e non sapeva dove metterlo, e allora ho pensato di prenderlo e tenerlo in borsa, che è molto utile. Poi ho quasi finito. Ah, ho preso questi, che su TikTok veramente ce li hanno tutti. Sono queste spugnette a triangolo, molto morbide, e ne ho prese 5, la confezione da 5. Pagate 95 centesimi, mi piace tantissimo il colore. 95 centesimi ho preso la paletta per la torta, per il dolce, che ne avevo prese 2 color oro, ma sono arrivate praticamente piccole così. Questa invece è normale e sono contento. Ho quasi finito, eh. Poi ho preso questo, che è un filtro per il lavandino da mettere in cucina, in modo tale che sia più semplice tirar su tutta la roba, perché non tutto mi va, riesco a tirarlo su col filtro che ho adesso, e l'ho preso per questo, non mi va che vada giù il mangiare giù nell'acqua, negli scarichi. Poi non so più dove mettere la roba. Ok, allora tiro fuori tutto, così ho tutto qua. Ecco. Cuffie come se non ci fosse un domani. I colori ovviamente sono sempre quelli. Viola, bellissime, veramente belle. Poi ho preso, allora sono 2 portacellulari, così li posso mettere un po' in giro per casa senza portarmelo dietro. Questo è molto classico, qua si tira giù questi, ovviamente, vedete questi, qua in gomma per non farlo scivolare, è bello rigido, anche qui hanno i gommini. Ne ho presi 2, vediamo l'altro che colore è. Eccolo qua, li ho pagati 1,89 euro l'uno. Ah, è nero, questo è nero, cioè non è che li uso solo io, ovviamente li usa anche mio marito, mio figlio, vedete, per quello che l'ho pagato veramente è molto bello, molto bello rigido. Vabbè, ce la posso fare. Allora, eccoli qua. Poi questo 1,71 euro, vediamo
penso che sia un bicchierino primo numero, esatto, non potevo non prenderlo, mi piaceva tantissimo il colore, ma veramente tanto, guardate che carino, bello, che poi ci può mettere anche dentro, come si chiama, alcol isopropilico per l'acrigel, oppure la soluzione per l'acrigel, chi la usa, io uso l'alcol isopropilico. Bellissimo, poi tutto in vetro, ha pagato veramente un niente, molto bello. Ho preso questo 57 centesimi per la porta, perché per salvare la maniglia, perché quello che ho adesso è troppo largo e continua a cadere, per cui volevo vedere questo, vedete come funziona. Se va meglio, insomma, quell'altro continua a girare, poi trasparente è anche meglio. Poi ho preso questi, quanti ne ho presi di questi? Due. Questi sono eccezionali, li ho presi in ferro perché in plastica mi si rompono. Allora, uno lo tengo qua per l'acrigel, perché preferisco mettere l'acrigel qua dentro, vedete, trasferirlo qua è molto più comodo da prelevare, per cui uno lo tengo sicuramente qua e poi gli altri su, per la tinta, lo shampoo in tubetto, per qualunque cosa, il dentifricio, cioè questo è veramente molto utile e fa il suo lavoro, a differenza di quegli altri che ho provato a prendere di plastica, non valgono assolutamente niente, questo è molto comodo. Poi ho preso una pinzetta con le punte, che è quella che praticamente utilizzo di più, questa molto classica, molto bella, 57 centesimi, va bene. Poi ho preso una piastra effetto marmo, questa mi mancava qua, eccola qua, vedete, sono molto belle. Pagata 57 centesimi. Poi qui ho preso qualcosa di bigiotteria, ma non so cos'è, adesso lo vediamo. Allora, no, non è bigiotteria questa. Adesso ve la faccio vedere, 1,14 euro. Sono da mettere sulle unghie. Guardate che bello. Molto, vediamo un attimo, così. Molto belli, li ho visti su dei video su YouTube. No, su TikTok, scusa. No, no, su YouTube, guardate questo che bello. Questa forma di cuore, sono 10 pezzi, anche questo 1,14 euro. Questo è anche, vediamo se riesco a farvelo vedere, è curvo, aspettate, ecco, non è piatto, ecco, facciamolo così. E questo va così. Così o così? Meglio così. Guardate che bello. Stupendo, veramente bello. Allora, ho finito tutto, non vi metto i link nei codici perché il lavoro sarebbe troppo lungo. Se avete bisogno di qualcosa che c'è, perché è di un anno fa questo acquisto, scrivetemelo pure, che sapete benissimo che vi giro il link. Io vi ringrazio di avermi visto e un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte.